La ricerca che abbiamo presentato in partnership con la RAI ha come scopo quello di individuare le caratteristiche che rendono una webserie di successo. Abbiamo stilato una lista di webserie che si sono distinte dalle altre, perché ad esempio hanno vinto nei festival internazionali, hanno avuto raccolto un buon numero di visualizzazioni, hanno creato in qualche maniera un fenomeno attraverso i social e la rete. È molto difficile capire quali sono le dinamiche che rendono una webserie di successo. Noi abbiamo analizzato diversi aspetti, vale a dire innanzitutto l'ecologia mediale che sta dietro il mondo delle webserie, quindi l'utilizzo di tecnologie, software, ma anche di piattaforme, social network. Ora si utilizzano molto, per esempio, i filmati brevi che vanno su Vine o su Instagram, costruiti proprio su una serialità, una serializzazione degli episodi, con durate molto brevi, mentre altre webserie, ad esempio, si utilizzano durate molto più lunghe, che vanno intorno ai 15 minuti, 20 minuti, e che in qualche maniera tendono anche ad assomigliare stilisticamente ed esteticamente ai prodotti televisivi. La domanda che ci siamo posti è appunto: possiamo utilizzare i criteri dei generi televisivi per poter parlare delle webserie? Sotto alcuni aspetti questa comparazione può funzionare, ma come punto di partenza dobbiamo anche prendere in considerazione altri fattori, quali ad esempio l'impatto sul pubblico, ma anche la modalità di produzione, pensiamo al crowdfunding o anche al crowdsourcing. Nello specifico mi sono reso conto che molte volte le webserie di successo in termini di genere sono quelli che tendono a mescolare diversi generi tra di loro. Mi piace molto citare una webserie australiana, Westlander Panda, che funziona come un action movie, un apocalittico distopico, dove però il protagonista è un pupazzo a forma di panda, quindi con questa irruzione dell'elemento straniante, comico, che fa assomigliare in certi versi la serie anche a una parodia, un po' un prodotto comico. Quindi sono anche generi che non si limitano a delle categorie fisse, rigide, a determinare il successo, ma tanto le loro aperture verso linguaggi e codici di altri generi. Sono diversi progetti che si espandono trasversalmente su più media e questa è una delle caratteristiche principali della webserialità. Abbiamo chiuso un po' la nostra ricerca facendo parlare i più importanti direttori artistici dei webfest internazionali. Ha avuto molto successo una webserie americana, una reality webserie, che ha come protagonisti i ragazzi portatori della sindrome di Down. Getting Down ha avuto molto successo perché è costruito attraverso una serie di interviste in cui i protagonisti parlano un po' della loro vita, i loro sogni, le loro ambizioni. Molti di questi appunto hanno come ambizione, come sogno, quella di creare dei contenuti audiovisivi. Michel and Sacrament, una webserie francese, anzi una miniserie perché sono quattro episodi di circa 5 minuti ciascuno, che unisce comedy e reality, perché è una sorta di parodia comica, però che analizza in maniera profonda il problema dell'Alzheimer. Quindi il contesto è in continuo divenire, in continua evoluzione, siamo al centro di questo processo, sarà molto interessante continuare ad osservarlo e vedere le direzioni future.